Bentornati carissimi amici di Briciole di Storia, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, parlate di noi quando andate all'S Lunga. Perché... o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma soprattutto all'S Lunga mi interessa che parlino. Non so, così, venuta vicino al banco frigo, ecco anche. Ma va bene. Che cosa c'entra? Iscrivetevi, l'ho già detto? Sì. Siamo anche su Facebook e mettete il like, che a noi fa tanto tanto piacere. Oh, telefoniamo a qualcuno. Telefoniamo a qualcuno di molto vicino. Perché? Perché non è un telefono. Che è andato pure fuori fuoco, adesso lo rimettiamo a fuoco, perché in realtà, come potrete notare, è un citofono! Quindi deve stare attaccato alla parete in cotal modo, ecco. Esatto. Qui attaccato alla parete da questa parte, frontalmente si vede così, quello qui ha tutto il pronto, la c'è pagina Gigi? Del tempo. E la cremeria? No, scusami, è venuta una battuta vintage. Allora... che cosa possiamo dire? Molto poco. Che sappiamo... si apriva sempre così, schiacciando più a fondo il tasto sicuramente. Che all'interno... ha le stesse cose di un qualsiasi telefono. E che è degli anni 60, dicevamo, no? Probabilmente sì, perché assomiglia molto al telefono bigrigio che abbiamo già fatto vedere un paio di volte in maniera esauriente, esaustiva e approfondita. E la plastica è dello stesso colore, quindi non ci vuole molto a... e sappiamo anche il nome del fabbricante. Il nome del fabbricante si intravede meravigliosamente qui, è la Wemel, che è un'industria che produceva sicuramente citofoni e forse anche altre apparecchiature di tipo elettronico. Ovviamente all'interno è abbastanza semplice, qui si crea contatto con... c'è il microfono e dall'altra parte ci sarà un altro parlantino. Adesso andiamo a vedere. No, questo è l'altro parlantino. Quello è il microfono. Quello è il microfono, sì, scusa. E di qua, ah, che carino. Giallo per motivi a noi sconosciuti, ma comunque con i suoi contatti. Sono quelle cose che tutti noi abbiamo avuto in casa e abbiamo ancora, e c'è qualcuno che ce l'ha sicuramente, perché non è che si rompono. Cioè, sì, dopo un po' magari si rompe la parte giù e, dopodiché, e allora cambia anche la parte su, ma è talmente semplice che non è un telefono... devi trasmettere, è proprio un contatto diretto, cioè il filo arriva su e parte da giù, nel senso. Hanno escogitato un trucco per farli diventare da buttare. Il trucco si chiama videocitofono, perché col videocitofono tu puoi vedere la persona che ti sta suonando, ma se la conosci la persona che ti sta suonando, non occorre che la vedi, dici ciao sono Aldo, e tu lo sai se è Aldo oppure no. Oppure dici, ma Aldo chi? Non ha senso. Quindi con questa cosa di videocitofono che fa scena bellissimo sono riusciti a buttare fuori servizio questi gloriosi citofoni. Esatto, oppure col telefono, ti squillo quando arrivo. Ma questo è emozione, diciamo, è briciola. Il rumore del... sì. Perché senti, è un rumore composito che fa clac clac clac. Ed era tipico proprio dell'aggancio di questo tipo di citofono che ricordo ancora aveva mia zia in montagna. Poi non so se era esattamente questo, perché si assomigliavano molto tra di loro. Abbiamo visto dei modelli veramente identici e abbiamo scoperto che esistono anche i collezionisti di citofoni, che di solito sono operatori del settore che man mano che li hanno accumulati nel tempo, vai a casa di una signora e ne è uno degli anni 50, poi uno degli anni 60 e dici, beh, a sto punto li tengo e non li butto. Quindi tanto sarebbe immondizia. Quotazione elevatissima? No, quotazione... Centinaia di centesimi di euro. Ho capito. Ecco, qualcosa del genere. Però è un pezzo di storia il citofono, perché è una di quelle cose che usiamo quasi tutti i giorni. E certo, se no non puoi aprire... esatto, anche le chiavi di casa, quindi potremmo far vedere delle chiavi di casa. Ma le chiavi non le abbiamo fatte vedere, ce ne sono alcune particolari, eh? Sì, bisognerebbe andare indietro nel tempo e sapere... Ma noi siamo una macchina del tempo e andremo indietro nel tempo ma per voi! Bisogna poi sapere di che anno sono, che non è così facile. No, è vero, su questo abbiamo avuto delle serie difficoltà. Se sapete qualcosa di più, siamo ben disposti ad ascoltarvi e a leggere i vostri messaggi. E con questa briciolina di storiella, perché è leggera, però salutiamo tutti quanti. Ciao.